Quando mesi e mesi fa fu rilasciato il teaser trailer intitolato Shadow Die Twice, la community amante dei titoli sviluppati dalla From Software letteralmente esplose. C'era chi gridava al nuovo capitolo della serie Souls, chi urlava a gran voce Bloodborne 2, mentre alcuni, quelli che ci avevano visto lungo senza essere preda dei propri gusti, desideri o addirittura capricci, ipotizzavano al ritorno di Tenchu. In realtà questo breve trailer era davvero qualcosa di ingannevole, soprattutto per chi già conosceva i prodotti appunto sviluppati dalla From Software. Gli elementi da analizzare in questo caso erano davvero pochi, come i secondi dello stesso video, ma ne furono estrapolati alcuni, come per esempio le ombre, il sangue, la morte e questo strano macchinario azionato a corda. Inoltre sullo sfondo si vedevano caratteri orientali, insieme a quella che sembra una sorta di freccia o un kunai. C'era quindi un pochino di confusione. I fan di Bloodborne sono stati portati a pensare ad un seguito proprio grazie alla presenza di questo strano marchingegno composto da ossa, corde e sangue, che richiamava in qualche modo alcuni strumenti o armi presenti nel gioco ispirato alla mitologia di Lovecraft. E questo loro pensiero posso anche capirlo, perché la From Software si è davvero giocata bene quei pochi secondi di filmato, instillando nei fans di Bloodborne il dubbio che qualcosa a riguardo bollesse in pentola. È ovviamente tutta una manovra commerciale, in questo caso molto adeguata perché ha funzionato e che ha creato discussioni fino a poco tempo fa. Coloro che pensavano invece che fosse un seguito oppure un riadattamento dei vecchi Tenchu erano spinti più dallo stile orientale presente nel trailer e soprattutto dalla parola chiave Shadow presente nel titolo di quest'ultimo. Infatti Tenchu si basa davvero tanto sul fattore stealth, sul saper sfruttare l'ambiente per agire nell'ombra. Ma dopo la rivelazione fatta da From Software proprio ieri sera, posso dire che entrambe le parti avevano ragione nel pensarla nel loro modo. Quello che alla fine è stato svelato alle 3 2018 è Sekiro Shadow Die Twice, un action RPG ambientato nel Giappone medievale durante probabilmente il periodo Sengoku. Un Giappone infestato da demoni e mostri che sembra avere molti punti in comune sia col più noto Nioh che appunto col già citato Tenchu. Vestiremo i panni di un guerriero dal passato decisamente traumatico che durante uno scontro al chiaro di luna perderà il braccio sinistro e probabilmente anche la vita. Ma siccome i titoli From Software fanno molto spesso l'occhiolino al fattore non morte, soprattutto quando c'è Miyazaki alla direzione, il nostro guerriero sopravviverà con però al posto del braccio mancante una protesi in legno, ossa, metallo e corde, credo costruita da questo artigiano inquietante. E questa è la stessa protesi mostrata nel teaser trailer su cui tanto abbiamo fantasticato. Probabilmente il nostro protagonista cercherà di trovare la propria vendetta, cercando anche di salvare il suo maestro, che è citato nel video stesso, utilizzando per proseguire durante la sua avventura il nuovo strumento che ha a disposizione, dotato di rampino, riferimento ovvio al classico Tenchu, e di chissà quale altra modalità. Lo stile di gameplay è frenetico e movimentato, soprattutto durante gli scontri armati in cui potremmo usare probabilmente vari tipi di armi orientali e ninja, strumenti da difesa di vario tipo ed anche il nostro rampino, che potremmo anche usare per muoverci più velocemente per le zone della mappa. Velocità e movimento sono le parole chiavi del gameplay mostrato, che ricorda in parte i frenetici combattimenti presenti in Bloodborne, ma davvero in minima parte. Personalmente ipotizzo, da quello che ho visto, che sia stato inserito anche l'elemento stealth, caratteristica, come vi dicevo, primaria dei capitoli di Tenchu, quindi sicuramente ci ritroveremo in situazioni dove lo scontro frontale non è di certo la strategia migliore e si deve pensare a vie più nascoste ed indirette per eliminare i propri avversari, magari utilizzando anche in questo caso il nostro braccio rampino per muoverci in verticale tra edifici ed ambiente circostante. Sarò molto curioso di vedere come hanno adattato questa sorta di non morte che anche in questo titolo sembra essere presente e pressante sul protagonista, che tra l'altro a me sembra in parte cambiato dagli avvenimenti passati, come se fosse in qualche modo corrotto, ma potrebbe essere una mia impressione. Il comparto grafico sembra davvero notevole ed anche qui la curiosità di vedere un lavoro ottimale a livello di framerate e quant'altro soprattutto su console è davvero tanto presente. Diciamo che la From Software non spicca in eccellenza in ottimizzazione, ma incrociamo tutte le dita. Il design ovviamente si ispira al Giappone medievale, con strumenti, armi e ambientazioni di conseguenza, con l'utilizzo, come succedeva anche in Nioh, di creature, demoni ed esseri presi direttamente dalla cultura e mitologia soprannaturale orientale.
C'è da dire che chi pensava e sperava ad un secondo capitolo di Bloodborne purtroppo rimarrà davvero insoddisfatto, ma quello che hanno mostrato in Sekiro è davvero allettante ed interessante, e personalmente sono curioso di vedere di nuovo all'opera il maestro Miyazaki su dinamiche stavolta più orientali e magari anche stealth. Quella che ho apprezzato di meno è stata la collaborazione col publisher Activision, che a parer mio, soprattutto in questi ultimi anni, ha fatto fin troppo parlare di sé con manovre commerciali videoludiche decisamente discutibili. Ma a parte questo, ripeto, incrociamo le dita ed aspettiamo future notizie. La From Software e Miyazaki hanno saputo far uscire dalla nicchia un sottogenere che col tempo è riuscito a farsi apprezzare e soprattutto a creare numerosi seguiti improntati sullo stesso stile, quindi la curiosità di vedere un nuovo progetto, speriamo rivoluzionario, c'è davvero tanto. Vorrei ora sapere che cosa ne pensate al riguardo, siete presi dall'hype, siete curiosi o solamente delusi dal veder spegnere con questa nuova IP la notizia di un Bloodborne 2? Fatemelo sapere qui sotto in un commento e se ci saranno aggiornamenti importanti al riguardo ne riparleremo in un prossimo video. Vi invito quindi ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati. Ragazzuoli miei, io ero Nevermind, un saluto di cuore, alla prossima, ciao ciao!